Buongiorno ragazzi! Oggi vi porto a passeggio nel chiostro del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Lo sapevate che il museo continua anche fuori dalle sale? Sotto questi portici è esposto infatti il lapidario, una raccolta di iscrizioni su pietra dell'età romana, che aspettano solo di essere lette ad occhi bene aperti. Non ci credete? È scritto proprio qui, su questa pietra consumata dal tempo. Sta aviator, et lege, ego egi quo tu es futurus. Cosa dite? Non avete capito una parola? È una frase in latino, la lingua degli antichi romani, e significa: fermati, viandante, e leggi, io sono andato dove tu andrai. I romani scrivevano sulla pietra ogni volta che volevano essere sicuri che il loro messaggio durasse per sempre. Queste iscrizioni, chiamate epigrafi, potevano essere impiegate per indicare una tomba, o per altari e templi dedicati agli dei, o ancora per monumenti pubblici, ma anche per segnare confini o distanze. Per realizzarle ci voleva un'officina specializzata, dove un lapicida sbozzava la pietra, preparava la superficie da incidere e la ornava con cornici e decorazioni. Quindi incideva la scritta con martello e scalpello. Ma guai a sbagliare un colpo, perché sulla pietra non si poteva cancellare. Una volta pronta, l'iscrizione veniva trasportata nel luogo dove doveva essere collocata. Spesso le iscrizioni funerarie, cioè quelle che indicavano una tomba, erano poste lungo le strade di accesso o di uscita dalla città, così chi passava di lì poteva fermarsi a leggerle. Qualcuno faceva scolpire anche il proprio ritratto e quello dei suoi cari. In effetti, la fotografia non esisteva. Qualcun altro invece riassumeva in poche righe la sua storia e quella della sua famiglia. Su questa base di pietra circolare, ad esempio, Quinto Clodio Nero ci dice di essere stato un liberto, cioè uno schiavo liberato dal suo padrone, forse proprio per le sue capacità di medicus ocularius, ossia di oculista. Inoltre racconta di aver ordinato nel testamento di realizzare questo monumento per sé, per il suo antico padrone Quinto Clodio Salvio e per altre 3 persone. Chissà se questo antico oculista sarebbe contento di sapere che dopo 2000 anni qualcuno, dagli occhi attenti e curiosi, ancora legge la sua storia. Voi che dite?